Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca D&G. Benvenuti a un nuovo appuntamento di Dextalgia. Oggi abbiamo parecchio di cui parlare. I Power Ranger. Ovviamente vi parlo della prima stagione storica. Prima stagione che ho vissuto ovviamente da bambino, quindi da molto piccolo. E ho adorato, da bambino amavo i Power Ranger, devo dire di aver continuato anche gli anni successivi e anche neanche poi tanto tempo fa a guardare le serie uscite successivamente. Me ne sono perse relativamente poche, bene o male, anche di tutte le stagioni tipo dei Ninja Storm, tipo dei Dino Thunder, tutto quello che potete pensare l'ho visto. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma o l'anno scorso o l'anno ancora prima, ma mi sembra l'anno scorso, è uscito un tra virgolette sequel, non è esattamente un sequel, è più un tributo, comunque molto molto figo, sui Power Ranger, dove gli attori originali ovviamente ancora in vita. Vi ricordo che purtroppo non andrò a spiegare in questo video le dinamiche, ma diversi personaggi presenti nella serie originale non ci sono più, e questo mi ha fatto anche molto molto male, ma non siamo qui per parlare di questo, bensì che prima di tutto, come vi stavo dicendo, di andare a vedervi quel film, si può vedere tranquillamente online senza problemi, è un bellissimo tributo anche per chi non c'è più. Gli attori ovviamente hanno la loro età, ma hanno saputo emozionare. Vi devo dire la verità, alla fine la lacrimuccia mi è scesa, quindi buttateci un occhio. Oggi noi parliamo, sempre per la nostalgia, di quello che mi arriva ottenuto o ritrovato di quello che avevo nell'infanzia sui Power Ranger. Quindi ovviamente partiamo mettendo lo sfondo, la sigla storica dei Power Ranger, e vi faccio partire la registrazione che ho fatto di ciò che ho. La prima cosa che vedrete è l'album delle figurine dei Power Ranger. Questo sono io, ovviamente, che lo sfoglio. Tra l'altro, guardate, Power Zoids 2. Volete che ne parliamo? Fatemelo sapere nei commenti. Tra l'altro, guardate che ho della Tommy. Volete che ne parliamo? Volete vedere delle cose che ho? Ditemelo. Queste erano le figurine dei Power Ranger. Come vedete, erano... La qualità era quello che era, perché anche la trasmissione televisiva veniva trasmessa in una qualità... quella dell'epoca, tubo catodico, quindi al massimo videoregistratori VHS, capite che la qualità era quella che era. Però si faceva guardare. I Power Ranger erano uno di quel brand, è uno di quei brand che è sempre andato forte, è sempre andato bene, andava fortissimo anche tra compagni. E soprattutto, che ve lo dico fa, il Megazord è diventata una parola che si utilizza anche non sui Power Ranger, quando i robot si mettono assieme e si forma un Megazord, è nato dai Power Ranger, ormai è storia. Ah, poi molto bello sfogliarlo, adesso voi lo vedete qui nel video, questa vedete pagina completa, tutto completo. Eccolo qua, Tommy, che era il mio preferito, è il mio preferito, purtroppo è una delle persone che non c'è più, purtroppo, anche Rita Repulsa, non c'è più. Bei ricordi, mamma mia quanto tempo è passato. E i mostri! Vabbè, poi le solite macchiette, quelle che dovevano far ridere, un po' demenziali. Non ho mai amato i siparetti demenziali dei Power Ranger, però c'erano di mezzo. Oh, ma qui manca la 202, mannaggia, non avevo completato l'album da bambino. Capita.
Capita, capita, è già tanto che ho ritrovato l'album, non sapete quante cose mi sono state buttate via ad oggi, avere cose che sono arrivate ai giorni d'oggi dall'infanzia, non è scontato averne. Eccoli i Megazord. E qui abbiamo le pagine finali. Attenzione però, colpo di scena. Dopo che ho ritrovato l'album e che ho ricordato della mancanza della figurina 202, sono andato a cercarla e l'ho trovata a praticamente 1 euro su eBay, me la sono fatta arrivare e quindi ho completato nel 2024 questo album dei Power Rangers. E ne sono felicissimo. È una soddisfazione aver completato l'album. Sono molto molto contento. Qui abbiamo uno dei giochini che ho giocato di più, infatti molto mollaccioso ormai, era il Red Ranger. A me piaceva di più il Green, però anche il Red. Qui abbiamo la moto del Blue Ranger col sidecar. Ho fatto un po' di registrazioni per farvi vedere. Qui abbiamo un nemico. Questo c'ha il braccio a molla. Se voi toccate le ali, dà il colpo. Pam! Anche duretto, come vedete, ci ho messo un po' di fatica. Spam! Se ti becca sull'unghia fa malissimo. Questi sono piccoli, molto molto piccoli, ma anche troppo piccoli. Volevo comunque farveli vedere perché sono saltati fuori. E arriviamo adesso a dei piccoli Zord, anche se quello di Tommy è di per sé da solo un Megazord, perché vi vorrei ricordare che di per sé da solo era già potentissimo. Volendo poteva anche unirsi al Megazord e fare una roba incredibile. Questo si muove, se voi lo fate ruotare, lui fa così. E questo invece era lo Zord del Red Ranger, il Tirannosauro, che aveva solo la molla che preme il cranio e fa an, 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 an. E ovviamente il giocattolo che da bambino era più importante per me, il Megazord del 1991 Bandai dei Power Ranger. Mamma mia. E tanto che era ancora integro e che c'era lo scudo e c'era la spada. L'ho ritrovato, l'ho riportato di qua ed eccolo a voi in questo video speciale. Ho fatto anche vedere da vicino il mammut qua. Bello bello. Ovviamente si staccano le gambe, spara i pugni, si piegano le gambine, cioè si staccano le gambe, diventano degli Zord su ruote che si muovono. Bello 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 bello. Tanti ricordi. Ovviamente io come sempre vi invito a scrivermi un commento qua sotto, a dirci i vostri ricordi, ogni volta non off topic, andate sempre sull'argomento del video che vedete in quel momento. Eccolo. Se non siete iscritti, sapete cosa dovete fare, no? Non ve lo devo dire io. Se siete dei veri Power Ranger, dovete iscrivervi, attivare la campanella di tutte le notifiche. E se volete un Megazord a grandezza naturale, dovete anche diventare nostri sponsor gold. Vedrete che vi verrà recapitato a casa in qualche modo. Dobbiamo ancora capire come fare. Grazie a tutti di aver guardato anche questo video, spero di avervi fatto riaffiorare bei ricordi anche questa volta. Un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e ci vediamo alla prossima. Ciao!